collega che mi ha aperto il cancello senza farmi scendere col telecomandino che io giustamente non ho. Buongiorno, benvenuti finalmente in questo nuovo motorvlog. Eccolo là il mio coinquilino. Sono stato un po' fermo con i video in quest'ultimo periodo, in questi ultimi mesi, poiché ho iniziato questo nuovo lavoro come autista e dunque mi sono concentrato sull'imparare bene il servizio che va fatto, imparare anche a guidare questi mezzi perché non sono molto scontati. Da questi mezzi e dalla frase di un collega molto più anziano in servizio da tanti anni nasce per l'appunto il titolo di questo vlog, ovvero il battesimo di fuoco. Perché questo titolo? Sto facendo un servizio sostitutivo dei treni assieme ad altri due colleghi. Questo servizio lo facciamo non con semplici corriere di linea, le classiche 12 metri, ma con quelle da turismo, che ovviamente sono autorizzate a noleggio e quindi anche a fare questo servizio atipico. E la peculiarità di queste corriere è che sono più comode di quelle classiche di linea, ma anche più difficili da guidare e da portare per le vie dei paesini. In particolare questo è un Beulas Aura di 13,70 m, tre assi con terzo asse sterzante. Dunque, carrozzeria Beulas spagnola, motore Scania, il classico V8 12.000 cc, potenza massima circa 300 kW e coppia massima non so, poiché non è specificata sul libretto che mi sono letto 5 minuti fa. Però ha una discreta spinta, non ha tanta coppia in basso ma tende a spingere di più sopra i 1500 giri, che per un motore del genere secondo me è già un po' alto. È accoppiato ad un cambio semiautomatico a 7 rapporti, dunque in partenza ed in fermata dobbiamo usare la frizione e poi cambia da solo. Tende a cambiare abbastanza alto, per capirci, fuori dalla zona verde del contagiri cambia dai 1500 ai 2000 giri a seconda della guida. Per il servizio che sto facendo usiamo i dischi tachigrafici che sono inseriti qua dentro. Ovviamente il mezzo non è nuovissimo, però si difende ancora bene. Soprattutto, cosa mi piace di questo autobus? Lo sterzo, che è leggerissimo, demoltiplicato al giusto, e col terzo asse gira veramente tanto, gira come un compasso, per cui bisogna un attimo farci l'occhio, bisogna andare lunghissimi col muso e poi girare. Secondo me si riesce a entrare dove entrano i 10 metri con questo. Di contro il terzo asse sterzante porta a spostare il culo della corriera verso l'esterno, più giriamo il volante e più il fondo della corriera esce sull'esterno curva, per cui bisogna sempre tenere l'occhio non solamente sull'interno dove stringe leggermente, ma anche sullo specchio esterno poiché esce tantissimo. Secondo me con il volante tutto girato esce di un buon mezzo metro, forse anche più, per cui è facilissimo toccare, prendere paletti, muretti e ai semafori anche le altre auto. Ovviamente bisogna un attimo farsi l'occhio, la lunghezza, lo sbalzo posteriore ed il terzo asse sterzante sono micidiali. Si sta veramente un secondo a prendere dentro sull'esterno curva. Infatti i primi giorni in servizio su questo mezzo ho toccato proprio con il fondo un sensore all'autolavaggio, poiché dovevo abituarmi ancora a questa caratteristica. Fatta la frittata una volta, insomma, si capisce e si impara che bisogna andare veramente lunghi prima di poter sterzare, oltre ad avere un discreto spazio di manovra con il fondo. Ci ho messo penso un paio di mesi per abituarmi a questa caratteristica e dalle dimensioni di questo mezzo. Ogni tanto ci capita anche di fare ovviamente dei noleggi. Sono soddisfatto poiché riesco ad infilarlo in qualunque pertugio, riesco a manovrarlo bene e a parcheggiarlo anche.
sebbene all'inizio le dimensioni mi spaventassero un po', adesso non sono più un problema. Dicevamo 13,70 m, parabrezza alto da turismo, beh, lascio anche passi l'automedica. Seduta posteriore dei passeggeri anche rialzata e ben 65 posti a sedere. Questo mezzo non è autorizzato ad avere posti in piedi. 65 persone sedute, molto comode. Come prima esperienza lavorativa da autista sono molto soddisfatto, sia per il tipo di azienda in cui sono entrato, sia per la fiducia che mi ha dato, ovviamente non avendo esperienza su mezzi pesanti. Prima io passavo molto tempo in strada, facevo circa 50.000 km l'anno in automobile. Ero già abituato a manovrare con gli specchi, a portare piccoli rimorchi, a portare furgoni, fuori strada, mezzi di vario tipo, ma non mezzi pesanti. Non ho mai guidato camion e similari. In questi mesi di silenzio ho cercato di imparare il più possibile come va svolto nella maniera corretta il lavoro di autista, soprattutto come va svolto per l'azienda in cui lavoro. Qui sul canale non posso mostrarvi i dettagli, non posso mostrarvi gli spazi aziendali, dunque qua in video vi porto qualche ripresa fatta dal posto guida, dalla telecamera che uso anche come dashcam, qualche piccola ripresa dalla coda che spero renda l'idea di quanto gira il mezzo e quanto è lungo, e qualche ripresa effettuata con il drone, in cui veramente si vede quali sono gli spazi di manovra. Che dire, godetevi il video. Ovviamente è difficile riassumere in 10 minuti il lavoro di una giornata intera, però vi pubblico degli input su quelle che sono le fasi principali della mia giornata attuale. Mi stavo dimenticando, finalmente mi è arrivato anche un microfono decente, di cui vi lascio il link in descrizione. Per ora, da quella che io chiamo la Muccona, per questione di dimensioni e per il sound che ha, è tutto. Ovviamente in questi mesi ho guidato svariati mezzi aziendali, non solamente questo, ma non ce li ho avuti a disposizione abbastanza tempo per riuscire a farci un video, senza contare che ovviamente non tutti meritano, perché ce n'è anche qualcuno prossimo al pensionamento che non ha senso più di tanto farvi vedere. Prossimamente vi porterò sul canale un altro mezzo molto diffuso nella nostra flotta e molto più nuovo di questo anche, ovvero un Iveco Crossway che uso sull'altro turno che vado a fare. In questo momento in cui sentite la mia voce live, sto facendo uno spostamento a vuoto, sto portando il mezzo presso la sede centrale, poiché quando svolgo il servizio vero e proprio non voglio parlare e non voglio distrazioni di alcun tipo alla guida. Se il video vi è piaciuto e volete vederne altri, mettete un bel pollice all'insù e iscrivetevi al canale. Ho molto nuovo materiale da lavorare, misto tra auto, moto, autobus.
Yeah.